Signor Presidente del Consiglio, colleghi, il gesto a cui abbiamo assistito ieri in quest'Aula ha fatto macerie delle nostre istituzioni. È stato un gesto rispetto al quale non hanno guadagnato nulla i fucilieri Girone, La Torre e le loro famiglie. Un gesto per il quale non ha guadagnato nulla il prestigio e l'orgoglio del nostro Paese. Un gesto per il quale non hanno guadagnato nulla i militari italiani. Il collega Lapo Pistelli ieri ha ricostruito la posizione del nostro gruppo rispetto a tutta la vicenda e ovviamente mi rifaccio alle parole che ha espresso ieri in quest'Aula. Ora però siamo qui con le macerie. Oggi è il tempo della ricostruzione e si parte da due punti di riferimento. Il primo è stato citato dal Presidente del Consiglio più volte. Per 7 anni la missione faticosa del tenere insieme l'unità di questo Paese, del tenere alta l'orgoglio e l'identità nazionale, è stata la missione quotidiana, faticosa e difficile del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.